Ciao a tutti! Tempo Oggi prepareremo la treccia tricolore farcita. di preparazione della ricetta è di 50 minuti più 2 ore di lievitazione. Gli ingredienti sono, per l'impasto bianco, farina di tipo 0, farina Manitoba, latte, uova, burro fuso, sale, lievito di birra e zucchero. Per l'impasto rosso, farina di tipo 0, farina Manitoba, concentrato di pomodoro, uova, burro fuso, sale, lievito di birra, zucchero e latte. Per l'impasto verde, farina di tipo 0, farina Manitoba, spinaci lessati e ben strizzati, burro fuso, uova, sale, zucchero e latte. Del latte per spennellare, per la farcia, salumi e formaggi a scelta vostra, pomodori secchi, carciofini e olive. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo con la preparazione dell'impasto bianco. Mettiamo momentaneamente da parte gli spinaci e il concentrato di pomodoro. Mettiamo all'interno del boccale il latte, il lievito di birra sbriciolato. E lo zucchero e facciamo sciogliere per un minuto. Gradi, velocità 3. Aggiungiamo le farine, il burro fuso, l'uovo. E il sale e facciamo impastare per 3 minuti a velocità spiga. Trasferiamo l'impasto in una ciotola unta. Copriamolo con pellicola e posizioniamolo in un luogo caldo e asciutto e lasciamolo lievitare per un'ora circa. Passiamo a preparare l'impasto rosso. Versiamo all'interno del boccale il latte, lo zucchero e il lievito di birra sbriciolato. E lo facciamo sciogliere per un minuto, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere le farine. L'uovo, il burro fuso, il concentrato di pomodoro, e il sale. Facciamo impastare per 3 minuti a velocità spiga. Passiamo al composto. Il composto è pronto. Se dovesse risultare golloso, aiutatevi con un po' di farina per rimuoverlo dal boccale.
Trasferiamolo in una ciotola unta, ricopriamola con pellicola trasparente e lasciamola lievitare in un luogo caldo e asciutto per un'ora. Passiamo a preparare l'impasto verde. Mettiamo all'interno del boccale gli spinaci lessati e strizzati e li facciamo tritare per 30 secondi a velocità 7. Trasferiamoli in una ciotola e teniamoli da parte. Senza lavare il boccale, versiamo il latte, il lievito di birra sbriciolato e lo zucchero. E lo facciamo sciogliere per 1 minuto. Trentasette gradi, velocità 3. Mettiamo gli spinaci. Farine. L'uovo, il burro fuso e il sale. E facciamo impastare per 3 minuti a velocità spiga. Trasferiamo l'impasto in una ciotola unta, copriamolo con pellicola trasparente e lasciamolo lievitare in un luogo caldo e asciutto per un'ora. I nostri impasti sono ben lievitati, adesso inizieremo con quello bianco a stenderlo. Mettiamo momentaneamente da parte gli altri due. Ci vediamo con un po' di farina. Adesso farciamo il primo impasto. Posizioniamo delle fettine di speck o prosciutto o salame, come preferite. Completiamo col formaggio. Se volete potete aggiungere anche funghetti sott'olio, pomodori sott'olio o carciofini. Proseguiamo richiudendo l'impasto. Mettiamo momentaneamente da parte e proseguiamo con il secondo impasto. Proseguiamo con l'impasto verde. Aiutiamoci sempre con un po' di farina. Lo stendiamo col mattarello. Adesso andiamo a farcire anche questo impasto. Noi lo farciremo con delle fette di salame. Concludiamo con il formaggio a fette. Chiudiamo l'impasto. Mettiamo da parte anche questo impasto. Proseguiamo a stendere l'impasto rosso.
Andiamo a farcire anche questo impasto. Proseguiamo con il formaggio. E completiamo richiudendo l'impasto. Adesso andiamo a riprendere gli altri due impasti. Andiamo a formare la treccia. Una volta completata la treccia, trasferiamola su una teglia rivestita con carta da forno e lasciamola lievitare per un'ora. Trascorso un'ora, andiamo a spennellare la treccia con del latte. Adesso inforniamo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 35-40 minuti circa. Trascorso il tempo di cottura, la treccia è pronta. Adesso treccia tricolore farcita. Grazie e alla prossima ricetta.